Ciao ragazzi, sono il cazzo 2, sono per continuare Yakuza 0. Allora, ho fatto un po' di robe prima di cominciare il video. Ho speso tutti i soldi. Li ho spesi tutti quanti, ci siamo potenziati alla grandissima. Molto bene. Sì, lo so, va bene così. Allora, dovremmo fare amico di penna Majima. Però prima voglio fare delle sotto quest. Facciamo quella quest lì. Ok, andiamo. Maledetto c'è Mr. Shakedown lì, però lo ignoriamo. 196 milioni non ne vale la pena. C'erano questi due tizi che stavano facendo un casino. Parlatemi. Dio mio, non riesco, ok. Buongiorno, bene, allora. Cosa succede voi altri? Arg. Devi usare la tua immaginazione su quello. Ok. Ma cosa? Cos'è questa confusione? Voi ragazzi state facendo un sacco di casino davanti allo shop. No, è male per gli affari. Oh sì, scusi. Quindi, parla. Cos'è che... Perché parlavate così alto? È un cruciverba, no! Ma immagina, è un cruciverba. Non è un disegno. È un cruciverba. Un cruciverba? Sì. Sì, un puzzle. Sì, vabbè, sapete tutti cosa è un cruciverba. Sì, lo sappiamo cosa è un cruciverba. Sì, lo sappiamo benissimo. Vabbè, immagina. Cruciverba, sì, incredibile. Ma il puzzle che ha fatto Cocoon è troppo difficile. Cocoon? Oh, quello sono io. Io sono Kusaku. Questa è la mia ragazza, Shizuku. Salve, piacere di conoscerti. Quindi voi fate i puzzle e li date all'altro per farli? Dovreste... Vi piace un sacco sta roba. Sì. È vero, ma... E mi metto un po' a posto. E sembra un po' fottuta. Ok. Oh, bah. Mi sono rotta. Non voglio più fare sto cruciverma. Sono contenta che tu l'abbia fatto per me. Ma posso arrendermi? No! Assolutamente no. Perché? Perché... Non vuoi arrenderti? Ti aiuterò. Possiamo risolverlo insieme? Mi stai facendo perdere tutto quanto il divertimento. Non voglio farlo. Oh no. Devi farlo, per favore. Ti aiuto che non voglio. Scusa per introdurmi. Adesso divertitevi, però state buoni, ok? Oh sì, scusa. Mi scusi. Posso sapere il tuo nome? Sono Majima. Majima, ho un grande favore da chiederti. Posso avere un momento? Dimmi che devo fare un cruciverba. Dimmi che devo fare un cruciverba, per favore. Quindi... Ah, ecco, è la sua proposta. È della merda creativa. Majima, stai zitto. Cioè, stai zitto, parla piano. No, scusa. Voglio solo di te, è molto intelligente, romantico, credo. Grazie. Ma non sapevo che... Ah, che non avrei mai immaginato che non potesse riceverne... Cioè, non poteva risolverlo neanche una parola. Quella è dura. Ecco, tu entri in gioco, Majima. Puoi aiutare Shizuku a risolvere il puzzle? Aiutare a risolverlo? Perché devo farlo io? Perché se continuo a insistere, non so, comincerà a piangere. Per favore, il mio futuro sta su questo. Puoi aiutare Shizuku? Va bene. Questo è il cruciverba. Va bene, certo, ti aiuterò. Lo farai? Sei il mio eroe. Ok. Fammi... Va bene. Tutto quello che devo fare è risolvere la tua ragazza... Cioè, aiutare la tua ragazza a fare il cruciverba e sei a posto, giusto? Sì. Se il cruciverba è risolto, la mia proposta... La mia proposta verrà fuori. Ho capito. È una proposta di matrimonio, è molto interessante, eh? Va bene, ti aiuterò. Grazie. Andiamo dentro. Devo fare il cruciverba, sì! Sì, finalmente una sotto questa di qualità. Cioè, dov'è una penna? Non ho una penna. Ecco la penna. Qualcuno ha fatto sto cruciverba, è difficilissimo. Non provo a fare qualcos'altro. Non essere così frettolosa.
Allora, arrenditi. Quando avrai finito, ti darò il miglior granchio. Mi piacerebbe, ma non c'è nessun modo che io possa risolvere sta roba. Majima, qui è un esperto. Può aiutarti. Giusto, Majima? Certo. Sì. Cos'è sta roba? Ma veramente? Sarebbe così. Sarebbe fantastico. Qualcuno è ossessionato con questa cosa di cruciverba. È strano. Non posso dire che lo ignoro. Ha un suo tutto il suo futuro sta su questo. Eh? Ah! Ah! Allora, cominciamo la crociverba. Risolvete uno giù. Ok. Quindi, cos'è uno da? Qual è la cosa? Fammi vedere. Ok. Allora, un piatto fatto da bollendo e smasciando delle patate è servito con del grasso. È chiamato blank potato. È chiamato patate. Cos'è gravy? Eh sì, è tipo la salsa. Sì, la salsa, la salsa. È la salsa dell'ovest. E vabbè. Ne sai di cibo? Sì, ma. Sono le patatine fritte! 6 lettere? Ok. Sì, ok, va bene. Oddio, dovrebbe essere Mashed. È scritto Mushed in realtà. Dovrebbe essere scritto così. Perché Mashed Potatoes. Un attimo, facciamo una verifica rapida. Dovrebbe essere Mashed Potatoes comunque. Un attimo che controllo. Mushed. Sì, è purea di patate! Ma esiste Mashed Potatoes? Sono super sicuro, eh. No, cazzo! Sì, è mashed potatoes! Scritto così. Allora, mushed. Sì, è mashed, me lo dà mashed. Non è mushed? Ma è giusto, è purè di patate comunque. Eh sì, è purè di patate. Aspetta. Mashed potato. Appunto. Certo, le 6 lettere. Non c'è un. Aspetta, ma. Shiduku. Oddio, l'ho sbagliata! Non era Mashed! Ma Mashed! Ma è Mushed quella U! Ma è Mushed quella U! Ma stronzo! È giù, è sbagliato? Ma Mashed non esiste! Ho capito! Ho capito! Questo qua sbaglia. Cioè, sono le parole storpiate perché vengono fuori la richiesta di matrimonio. Ma guarda te! Comunque è purè! Mashed is wrong! Ma. Non è Mashed potato! Cioè, Mashed non esiste! Se io scrivo Mashed non viene fuori nulla! Andiamo che controllo. Se scrivo Mashed. Cioè, Mashed non esiste come parola. Mashed. Cazzo, è Mashed? Cazzo, ho detto male. Ma porca puttana, sono uno stupido. Sono uno stupido. Ho detto male. Cosa scriverai come risposta? Mashed? Vabbè. Ma Mashed. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Insomma, io scrivo Mushed. Ma aspettate un secondo. Ma io. Le mie. Io. Aspetta un secondo. Scrivo Mushed. Cosa mi fuori? No, Mused. Ho scritto Mushed. Ma se io scrivo Mush. Mush. Mi fuori scritto ridurre una sostanza. A soffice Mushed Potatoes. Purè di patate. Ma vaffanculo, va bene la stessa cosa. Vabbè. Ma vaffanculo, va. Ah, vabbè, questa è una cagata. Vabbè, popcorn, dai. Non vado dai cinema un sacco di tempo, ma. Vabbè,
Quindi non so cosa è popolare. Devo... vabbè. Ti ricordi cosa hai mangiato? Ricordo che Kun ha comprato un po' di roba alla cassa, ma cos'è che era? E quindi? Sì, è popcorn, dai! Sì, è popcorn, dai! Sì, dai. E popcorn, cazzo. Popcorn. Cazzo, se sbaglio questa. Non è popcorn, eh? C'ho i capelli che vanno dentro le cuffie, che fastidio. È giusto, è popcorn. Sì, è giusto, Vabbè, popcorn. Ah, giusto, che hanno appena introdotto i popcorn al movie theater. Ce l'abbiamo fatta giusta. Sì. Va bene. Ok, scrivi. Popcorn. Mamma mia, che ansia incredibile. Comunque, se Mush e The Mush è la stessa cosa. Brutti bastardi, l'hanno fatto apposta. L'ho scritto. Ok, prossima cosa. Il bag phone. Il bag phone. Ho visto un oddio, è Canon. È Canon, incredibile. Forse, ma se l'hanno fatto la cosa. Ah no, perché vai a salvare, quindi c'è sempre il tizio. Ho visto un telefono così non molto tempo fa. Ma è l'unica storia. Ah sì, è il telefono borsa. Un bag phone. Ma è troppo corto. Sì, sono totalmente persa. A shoulder phone. Aspetta. Sì, shoulder. O backpack. No, è shoulder. Sì, perché è shoulder phone. Sì. Non è shoulder? Shoulder? Sei sicuro? Sì, telefono da spalla. Vabbè. Sì, quelli che tieni sulla tua spalla. Ah, non lo sapevo. Magma. Sei così intelligente. Giusto il bersaglio, eh. Sì, Majima. Scrivi. Shoulder. Ma c'è veramente scritto un attimo. Ma è pieno. Almeno facessero un vuoto, almeno. Vabbè, dai. È risolto già quello lì, comunque. Vabbè, dai. L'ho scritto, dai. Bene. Alla prossima. Majima. Abbiamo quasi finito. La prossima è l'ultima. Oh, sì, dai, quindi facciamolo. Ok. L'ultima. Categorize Faces Man. Oh! A Source Face? Ma che cavolo è quella roba lì? Teenage Slang? Sono fottuto. Deve essere due parole. 8 lettere. Quindi la posta di Source Flash dovrebbe voler dire che dovrebbe avere qualcosa con un condimento, giusto? È molto possibile. Ok. Ma che ne so io? Miso soup? Che ne so io? Aspetta, 8 lettere. Ma che ne so io? Cosa ne so io? Ma che cazzo ne so io? Aspetta un secondo, che controllo, perché... Cos'è? Cosa vuol dire sauce face, poi? Cosa vuol dire? Sauce face. E guarda, sauce face opposite. Salt face. Ma non c'è qua salt face. Oddio, è questa? Ma com'è questa? Ma com'è possibile? E dicono che è questa quella giusta. Ma in realtà è so. Vediamo un po' un attimo, eh. Ah, potrebbe essere una specie di gioco di parole. Allora, in realtà è salt face, tradotto letteralmente. Però quella giusta è questa, dicono. Perché è un gioco di parole in giapponese. Non è soy sauce? Soy sauce face? vabbè, no, questa non lo so. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non vuol dire nulla. Vabbè. Io me ne mangio il cibo, eh. Vabbè, scrivi tu.
Era giusto? Sì, perfetto. E che ne so io? Io guardo a fare cruciverba se non il so e vado a guardarle. Ma fa culo. Vai, scrivi soy sauce. Sì, soy sauce. Scrivi. Adesso guarda la soluzione. L'ho scritto. Guardiamo. Abbiamo finito? Sì, e vai. Aspetta. Non è finito ancora. C'è un'ultima roba da fare. Vedi quei cerchi nel cruciverba? Devi usare quelle lettere cerchiate per fare una parola. Oh, giusto. Vediamo. Dice let's blank. C'era let's marry. Porca troia, sta cimice di merda. Che fastidio. Sono 5 lettere. Sì, dai, è Mary, dai. Let's marry. Dai. La R. Quello lì si sta cacando addosso. Dai. È vero che tutto questo noi siamo degli spettatori non paganti, gratis, che ci godiamo la scena ed è bellissimo. Ok. Scrivi quella roba e leggi ad alta voce. Cosa? Sì, uomo! Questo è cosa provo per te? Volevo dirtelo per un sacco di tempo, ma non potevo tirare sul coraggio per dirtelo. Forse metterlo in un cruciverba ci ha aiutato, è per quello che ero così insistente a fartelo fare, ma l'ho fatto un po' difficile, scusa. Cocul. Quindi, cosa... Quello che leggi è... Sì, hai una risposta? Non finché lo dici tu. Voglio che tu mi guardi negli occhi e me lo dica. Sì! Sì, vai! Grave! Sì! Come sweet! Yes! Sti dotto titoli mi accoppano ogni volta. Quanto era difficile! Ma avrei voluto che me lo dicessi in faccia invece di farmi fare tutta sta roba, idiota! Mi scuso! Lo sapevo, non avrei mai immaginato, non pensavo che tu avessi tanti problemi. L'ho fatto apposta. Volevo che tu me lo dicessi. Aspetta, cosa? Ok, vabbè. Congratulazioni. Grande, sì. Ma guarda qua, immagina tutto fare. Che belle le sosse sotto queste studissime. Proprio piene di significato simbolico. Magima, non posso ringraziarti abbastanza. Ma per favore, prendi questo. No, in realtà no. È prima volta. Era divertente, però. Devi farmelo fare un'altra volta. Ah, non credo ci sarà un'altra volta. Il mio cruciverba. Non li faccio più. Da adesso. Sì, va bene, dai. Va bene. Adesso dobbiamo andare. Grazie, Magima. Grazie mille. Col cuoricino pure. Ah, nessun dubbio. Che bello. Cioè, sapete cosa mi fa molto ridere? Il Magima della trama, il Magima del sotto questa sono due persone differenti completamente. Ci avrei scommesso che quei due sarebbero stati insieme comunque. Ma ha ragione. Se vuoi dire qualcosa, devi dire a parole tue. Sì, va bene, dai, Magima. Ogni volta... La fine della sotto questa è sempre qualche frase ad effetto ogni volta. Batti 5, cervello. Temo di andare via. Mamma mia. 20 sub stories, mamma mia. Qua è di qualità, vado. Ma porca troia, sempre mi stai scicchiando dove voglio andare. Che palle. Ma c'è la bambina di nuovo! È quella bambina! Cos'è che vuole stavolta? Un attimo che c'è la carta, è molto importante. Dov'è la carta? Eccola lì! Arrivo! Eccola qua la carta! Molto importante, moltissimo! Bambina, cosa vuole adesso? Qual è adesso? Ah! Sì, è arrivato! Paparino, mi hai fatto paura!
Un occhio per quelle bambole, eh. È così. Il Pink Bunchman. Non è che stai cercando guai. No, mi scuso. Ecco che andiamo di nuovo. Con Pink Bunchman, eh. Va bene, facciamolo subito. Sono diventato bravissimo a questi cosi. È la prima botta, mamma mia. Proprio qualità indescrivibile. Sono queste, ma io ne voglio uno adesso. Ma ne voglio uno però. Comunque io ne voglio uno nella realtà. Sono bellissimi. Cosa? Stai ancora guardando quel banchan lì? Eh? Sì. Ne ho uno. Sì, daglielo. Ma sono bellissimi, sono carinissimi. Ecco. L'avevamo sentito il banchan. Sì. Ma che bellino che è. Wow, un banchan vero, rosa. Grazie. Che diavolo, incredibile. Perché ti piacciono così, usando le bambole? Ah, sono così sola quando sono a casa. Quando ho i miei scoiattoli in giro sembra che ho degli amici. Mamma mia che tristezza. E per questo le bambole sono bellissime. Eh? È bello sentirlo. Adesso mangiamo. Vieni a fare nella famiglia. Grazie mille papà. Mi riprenderò cura. Sì, adesso vai. Andata tua mamma. Ok, bye. Forse adesso il party del tè è completo. Non c'è nessuna ragione per lei di stare ancora in giro. Manca poco però, manca poco. Cosa è successo qui? Cosa è successo? Ma come sono entrato dentro e sono uscito? Cosa succede? Ah, che cavolo. È quella bambina che sta piangendo un sacco. No, intervenire. Cosa succede? Eh? No. No. Malvagio, chi è stato? Cos'è? E la ragazza che ti ho... La bambola che ti ho dato... Cosa? Voglio i nomi! No, puttana! È stata la mia mamma! Cosa? Hanno fatto loro questo... È bello che Maggi, ma non gliene frega niente della mamma della bambina. Hanno fatto questo a mangiare un onnetto. Voglio i nomi. Vicino al fiume, credo. Va bene. Andiamo, ragazzina. Facciamo casino. No, no, il mangio, no. Vendetta. No, che tristezza incredibile. No. No, ma perché? Basta, vi ho già pagato. Cos'è? Cosa stai parlando? Ti ho mandato 1 milione di yen. Ma ho già pagato. Non hai pagato per un cavolo di interessi. Nei miei calcoli sono ancora 13. Bella madonna santissima. 1 milione di yen in prestito, 13 milioni di yen. Mamma mia, gli strozzini proprio. 13 milioni. Non potrei mai. Beh, non si lascia nessuna scelta. Minchia, sono vicino al fiume. Vabbè. No. Che cazzo. Ma questi stanno male. No. No, questo è stato. No. No, mi dissocio da tutto questo. E voi sapete, quando io dico mi dissocio, vuol dire che c'è qualcosa di molto discutibile. Oh, non c'è bisogno. Mai Magma incazzato nero. Hai rotto il banchan. Maledetti banchan stronzi. E chi saresti tu? Sono il padre adottivo di questa bambina. Non sei qui per darci una ramanzina come facciamo il nostro lavoro, no? No, me ne frega un cazzo del tuo lavoro. Vuoi fare quel diavolo che ti pare. Qui sei più intelligente di quel che sembri. Perché non lasci la bambina qui e vai via? Sì, è certo. Guarda, ci sono due persone che mi fanno. Due persone in questo punto che mi fanno incazzare.
Però questo no. Le merdacce che rombono un pupazzo che sono fatto. Ci ho messo un culo per farlo, per prenderlo. E altri stronzi che si diverte. Che. C'è. C'è. Dai. Ma mi sembra imbruttito. Voi siete entrambi le categorie. Stronzi. Cosa? Brutto stronzo. Ma basta, non sono magro. Ma non sono magro. In realtà sono magro. Ecco, boh, bene. Ma mi piace Magima. Ruffiani della strada. Ma invece Magima che è molto diretto. State zitti, stronzi, vi prendo a botte. Così si deve fare. Vai. Non sei ancora vivo tu? Perché non ti vergogni? Ma fa culo mia. Ah, non mi ha dato l'untouchable. Beh, per fortuna. Brutti bastardi. Vi breakdance sui vostri cadaveri. Ehi, non ho ancora finito con voi altri. Madonna santissima. Arg. Dai, scappate, scappate, che devo bere io. Scappa, scappa. Dai. Stavo arrivando alla parte divertente. Papà. Ehi, stai bene? Papà. Sì, sai, una storia lunga. Sì, questo è l'uomo che mi ha comprato tutti i pupazzi, mamma. Lo chiamo papà. Ma quindi eri tu? La mia figlia parla molto di te, tu un po'. Beh, sì. Beh, posso chiederti il tuo nome? Certo, mi chiamo Majima. Majima? Hai fatto molto per noi. Non so come ringraziarti. Niente, veramente. Ok. Ok, va bene, security wallet. Papà? Mi scuso. Perché cosa? Per cosa? Cosa succede? No! No, sono triste! No! Ti ho detto che mi avrebbero su cura del pupazzo, però non per fortuna serve. Perché dovrei essere arrabbiato con te? Non è mica colpa tua. Però. Senti. Non è mica morto. Vabbè. Oggi grandi feeling incredibili. Probabilmente, guardami, un occhio andato, ma sto bene. Mettigli una bandana. Quando Manciano è stato si è rotto, non l'hai buttato via, giusto? Sembra abbastanza contento se chiedi a me. Veramente? Lo aggiusterò e lo terrò al sicuro. Sì, fa quello, fai. Devo andare. Grazie mille, Majima. No, no, che bello. No, ma perché? Ma perché devo perché devo essere. Ma che? Queste cose. Grazie, papà. Papà, suona bene. No, no, dai, che palle. Perché? Perché le sotto queste devono essere così? Che due sfere. Va bene, andiamo a controllare se cosa si può fare con i punti. Chi è? Ma c'è la madre. Madre. Grazie per l'altro giorno. Non sei la madre di quella bambina con tutti i pupazzi? Sì. Grazie per aver aiutato mia figlia e me. Sono venuto perché vorrei ringraziarti di nuovo. Nah, non c'è bisogno di ringraziarmi. Fammi chiedere, com'è la piccola bambina adesso? Ah, parla di te senza sosta. A volte si chiede come sta papà oggi. Ah, è così? È solo una fase, ma. Non ce la faccio più. Sono contento di sentire che sta bene. E per quel il prestito di tuo. Di quel tuo prestito? Sono onesto con te? Non c'è. Sì, Majima. Perché non sempre pensi di lavorare per me? Il tuo posto, sì. C'è un cabaret club chiamato Club Sunshine. Sei sicuro? Non come me? Non c'è nessun dubbio. Una donna bella come te. Appunto. Va bene. Grazie mille. Dove personale, Tolly? Minchia, Toro! Cavolo!
Che buttala, cioè, minchia, oh. Ma stiamo dando il lume. Perdaci, mister Shakedown. No, 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 ok. C'è qualcosa qui, giusto così velocemente. Ho 5 punti. Ma mi ritengo in realtà. Ok, salviamo adesso. Voglio vedere la tippa come di statistiche com'è. Beh, non è male. Non è male comunque. Diciamo che mi fa guadagnare molto di più. Ok. Ok. Quindi ragazzi, io direi che per questo momento Yaku a 0 abbiamo concluso. Mi sto mettendo. Mi sto focussando troppo su questa cosa stupidissima del club del cabaret. Però ne vale la pena, secondo me, perché ci sblocca i cosi. I. Come si chiamano? E i potenziamenti. Io direi che per questo momento Yaku a 0 abbiamo concluso. Se vi piace, mi piace, contate, ci vediamo al prossimo video.